Dai, imbarazzante questa cosa. Comunque mi è spuntato un bambino qua sopra, vi piace? Si chiama Giugino. Hashtag Giugino nei commenti. Sorry. Allora vai più indietro. Non può essere che... La cosa bella è che lui è di 5 anni più piccolo di me. Madonna, si muove anche la vita. Allora, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi presento la voce che c'è dietro al telefono ogni volta che registro, per mio fratello Ricky. Abbiamo deciso all'ultimo momento, proprio così, siccome d'estate le idee mancano, abbiamo deciso di fare un video. Allora, dovete sapere... Che quello è il mio telefono. A parte questo che ci serve per registrare. E dovete sapere che registrare. Mio fratello... Registrare? Registrare? Toscana? Vabbè. Registrare. Non ce la faremo mai. Dovete sapere che mio fratello sa di calcio... Come io. Come lui. Della serie che la partita Italia-Svezia, quella per la qualificazione ai mondiali, lui ha detto: Cri, chi è l'Italia? Cioè, uno è giallo e l'altro è azzurro. Ma secondo te non è dal principio che noi siamo azzurri? Ma che ne so. Che è successo? La bandiera italiana è verde, bianco, rosso. Che c'entra l'azzurro? Dove hanno preso l'azzurro? Così, magia. Allora, che è successo nel 2006? Non ho ancora nato. Ho fatto un anno. Sì, lui aveva un anno. Però che è successo nel 2006? Ho fatto un anno. Non è un evento che ha contraddistinto la nostra le nazione. Mondiali. Oddio, incredibile. Non l'ho da intuito, non lo so. Ok, allora già da questo potete capire che video andiamo a fare. Oggi cerchiamo di capire le conoscenze calcistiche di mio fratello. Allora, un like, una risposta giusta. Quindi vuoi avere 5.000 dislike oggi? Inizierei con una cosa facile. Non guardare. Il primo calciatore è Riccardo. È questo qui. Allora. Vai. È il coniglio. Come si chiama? No, aspetta. Allora, è stato... Bonucci. Bravo! Un punto! Adesso passiamo al prossimo. Guardare le foto di Shelly Henning di Teen Wolf. Ops. Allora, Teen Wolf, metta un mi piace perché Teen Wolf è bello. Adesso cerchiamo un'altra immagine. Allora, questo è facile, saprebbe riconoscerlo anche praticamente questo orologio qui. Riccardo, girati. Tanto non lo conosco. Non conosci questo, fai schifo. Sei pronto? Ah, Messi. Ah, Messi, eh. Lo gioca Messi? È giustifico. Ci siamo stati l'anno scorso in vacanza. Ah, Barcellona. Ah, bravo. Riccardo, punto. Quante set... Te l'ho suggerito, mannaggia. Sette. Allora, quanti scudetti ha vinto il Milan? Sette. Quelle sono le Champions. Hai detto sette, io ho detto sette. Ho capito, però ho cambiato domanda apposta. Allora, quanti scudetti ha vinto il Milan nella storia? Boh. È la mia età. Due. Due, il Milan! Io ti faccio male. 19. 18, Ricky. Hai 19 anni. No, ne ho ancora 18 di anni. Vabbè. Passiamo al prossimo giocatore. Aspetta, però deve essere uno difficile ma facile, che almeno lui può riconoscerlo. Intrattieni, parla di qualcosa intanto. Che... Teen Wolf. Oddio, che pizza questo Teen Wolf, ragazzi. Girati. E perché lanci le gol? Le pure rotti. Questo è l'altro giocatore, girati. Dai. È questo qui. Ma chi è? Ma come chi è? Oh. Ti giuro, non l'ho mai visto in vita mia. È stato quasi 10 anni al Milan, non l'hai mai visto. Io ne ho 14, pensa quanto potevo. Vai, allora. Ha giocato nel Milan fino all'anno scorso, ok? È stato uno dei veterani. Veterani. Fai pena, fai. Io non l'ho mai visto, allora se tu guardi i miei video non sa crossare. Ah, no, aspetta. Allora, Kalinic, che è? Che Kalinic? Innanzitutto quello è un attaccante, questo è un terzino. Cos'è un terzino? E vabbè, donatelo perché non sa quello che dice. Dai, oh, è facile. Non l'ho mai visto in vita mia, non so minimamente chi possa essere. Inizia con la A. L'ho nominato tante volte. Abate. Oh, grazie Dio, finalmente. Potrei farlo anche solo con i giocatori del Milan, perché finché Messi e Ronaldo, quelli li conosce, ma dei giocatori del Milan, a malapena sa chi so chi è il capitano del Milan. Romagnoli. Eh beh, già quello, non lo so, vorrei vedere. Altro quiz. Ah, io dopo ti faccio le domande su Harry Potter. Vabbè, certo. Allora, questa partita qui, ok? Voi sapete tutti che partita è. Allora, questa che partita è? L'ho detto in un mio video.
Allora, c'è una coppa in mano, quindi che cosa poteva essere? La Coppa Italia non può essere. Ok, bravo. E tu hai pianto. Ecco, esatto. Quando ha fatto autogol Kalinic, giusto? Sì, no, non è, però non è questa la partita. Cioè, lo so, sto parlando di quella. Ok, sì, bravo. Vedi, le cose se le ricordo alcune. Però quando scleri, come faccio a dimenticarmi le sclerate? La Champions. No, no, ha le orecchie giganti. La Champions, poi. Ma questa è la Supercoppa italiana, ok? Se l'abbiamo vinta vuol dire che è stata una... vittoria. Scusami. È una fi... una finale. Ah, è una finale. Contro chi l'abbiamo vinta? Dai, oh. Se è stata una cosa così grande... la Juve. Ok. E chi è il capitano? Chi è stato il capitano in questa partita? Bonucci. Ma Bonucci ancora non è arrivato! Scusa, un capitano ha la fascia al braccio, giusto? Qua chi è che ha la fascia? Dai, oh, c'è il tuo stesso nome. E non è cagato. Riccardo Rodriguez. Rodriguez ancora non era arrivato. Ma che ne so io? È Mongolivo, è Montolivo. Forse dovevamo usarla prima. Come abbiamo capito che Riccardo con i calciatori non è che ci sa tanto fare, facciamo un quiz solo sul Milan, ok? Allora, mi hai detto che Romagnoli è il capitano, ma prima Romagnoli dove giocava? Sotto casa, quella lì. Lui è De Anzio. Quindi in una delle due squadre di Roma ha giocato. Secondo te quale? È laziale, perché è laziale, però... a Roma. A posto. Ti devo sempre aiutare. C'è stato un giocatore... È stato un giocatore che, se non faceva, anzi, un gol di rovesciata fuori dall'area, non era contento. Chi è questo giocatore? Oddio, aspetta. Mi ci sono fatta la foto Zlatan. Da piccola. Anche Zlatan, però quello lo fa con la sua nazionale. Mi ci sono fatta la foto da piccola. Boh. Tu l'hai vista pure quella foto? Non so che l'ho vista, però non so minimamente. Si chiama Mexes. Mamma mia, ragazzi. Chi è stato fino a pochi mesi fa il numero 9 del Milan? Lui. No, è lui. Ragazzi, guardate la sua faccia. C'è il buffering sotto. Riccardo Montexe non risponde. Ha tradito i napoletani. O Bork. Higuain. Madonna, no, ti dicevo Bork, dovevi sapere. Chi è il numero 2 del Milan? Calabria. Ok, vedi, questa è super facile. Numero 63? Dov'è la maglia? Numero 63, Cutrone! Finché sono queste le domande sono facili. Adesso se tipo dico Donnarumma, che numero ha? 99. E suo fratello? Ha un fratello? A quanto pare sì. Prende 1 milione all'anno solo per scaldare il sedere in panchina. Chi è il numero 79 del Milan? Altro buffering, error 404. È un carro armato. Quello che ha distrutto un calciatore che è stato in coma, tipo? No. Non è stato in coma, ma si è rotto il crociato. Però comunque sì, è quello. Chi sì. È? Bravo! Bravo Ricky, ti sei meritato un biscottino. E chi è il numero 68 del Milan? Ma che sei, no, scemo? No, l'ho lisciata! Numero 68 del Milan. Che mi da ridere la sua faccia? Ah no, aspetta, allora. Una volta, allora, ci stava Cutrone, 63, con Vigino il 68, che era quello con i capelli lunghi, con la cipolla. Bravo. Che si chiama... è il tuo stesso nome? Rodriguez. Mamma mia, ragazzi, vedi che con ragionamento ci arrivi. Chi è il numero 11 del Milan? Dico solo che è scarso. Mi lamento sempre che è scarso, ma comunque ci mette l'anima nei video. Se non tu li guardi... no, quello non è neanche convocato nelle partite a volte. Boh? Borini. Ah, ma perché devo dire sempre l'iniziale ogni volta? Chi è il numero 7 del Milan? Do un indizio. Bella bionda. Dai. Ah, è quello là, impronunciabile. Non è impronunciabile, si pronuncia, Castillego. Si dice Castiglieco, però, ok. Siamo a 20 minuti di registrazione, io direi basta, ecco. Direi basta così. Adesso una domanda su Harry Potter. Aspetta. Le domande su Harry Potter adesso. Allora, no, dategli un voto qua sotto nei commenti. Io mi sento di darti un 6 meno, perché non si poteva fare di meglio, insomma. Adesso mi diverto io. No, allora, io... allora,
Prima domanda. Non cedo tre domande. Oh. Cosa mangia un ippogrifo? Cosa mangia un ippogrifo? Vabbè, carne. Sì. Acqua. Sale. La mangiala. Acqua e sale. Comunque erano tipo i furetti stecchiti. È carne, oh! Carne di furetto stecchito. Sì. Brigati che sta finendo l'ossigeno qua dentro. Abbiamo chiuso tutte le finestre che sta piovendo. Parlami brevemente del giro della bacchetta di Sambuco. Che cacchio è la bacchetta di Sambuco? La bacchetta di Sambuco. È quella di Silente? Sì. Ok. Fino a qui ci siamo. È quella di Silente, praticamente un giorno ha preso della Sambuca, l'ha fatta a forma di bacchetta. Sì. Ma tutti i fan di Harry Potter adesso si disiscriveranno a questo canale, ma non mi interessa perché qui si parla di Milan. Perché Harry è sopravvissuto dalla maledizione di Voldemort la prima volta? La prima volta? La prima volta, quando era piccolo. Vabbè, perché tipo non l'ha, cioè, gli ha fatto pena. Oh, come ha fatto quella cicatrice, scusa? Perché la madre aveva usato un vecchio incantesimo di protezione. Sì, ah, sì, non lo sapevo. No, me l'avevi detto. Aveva avuto un incantesimo di protezione, quindi lui ha usato l'avata Fukushima su di lui e quindi gli è rimasta la cicatrice. Gli è rimbalzato contro. Gli è rimbalzato contro e gli ha fatto sta cicatrice. Chi c'è okay. La cicatrice? Harry. Ah, almeno quello. Allora ragazzi, questo video è finito. Siamo tutte e due capre in ambiti che non ci piacciono. Grazie a mio fratello per la collaborazione, per aver fatto questo video. Lasciate mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti un voto da dare a questa emerita faccia di carciofo. E anche a questa capra. Grazie per la visione. Forza Milan. Puoi sai dire almeno questo? Io ti uccido con le mie mani. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao.